Siamo nella cucina di Calabria al Cubo a Nocera Torinese e prepariamo un filetto di maialino in crosta di senape avvolto nel guanciale con una mousse di patate e peperoni. Ingredienti: patata IGP della Sila Marabel, peperone rosso, aglio, buccia di limone, limone spremuto, filetto di maialino, vino bianco, senape a grani, olio, guanciale e formaggio. Padella, appena calda un goccio d'olio e mettiamo a cuocere i peperoni con un po' di sale. Andiamo a stufare a fuoco lento sul fuoco. Abbiamo emulsionato il peperone e adesso lo mettiamo insieme al formaggio fresco e andiamo a comporre la nostra mousse, il primo strato. La lavoriamo appena ottenuto un colore omogeneo. Allora, su un po' di carta forno in un piattino mettiamo la formina e mettiamo anche la mousse ottenuta in un sac à poche. E andiamo a formare il primo strato fino alla metà. Allora, abbiamo lessato prima la patata, l'abbiamo schiacciata e adesso la uniamo al formaggio e andiamo a lavorarla come abbiamo fatto prima per il peperone. E adesso la andiamo a mettere nell'altra metà dello stampino, schiacciando leggermente nei bordi per farla aderire bene e non lasciare aria. Dopodiché la lasciamo riposare per un'ora in frigo. Mettiamo il filetto bardato con il guanciale, un po' di senape sopra e buccia di limone, pizzico di sale e lo andiamo a mettere nella padella ormai calda e lo facciamo cuocere. Tiriamo un po' di salsa con vino bianco e limone e leghiamo il tutto con un po' di roux. Andiamo a mettere la salsina nel centro del piatto. Adagiamo il filetto di maialino in crosta alla senape sulla sua salsina, mettiamo la mousse di peperoni e patate e poi abbiamo riciclato la patata precedentemente scavata dal cannolo.